Fermo! Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa credi di risolvere così? Incosciente. Vuoi che sia? Un rompiscatole come te. E che vuole? Quello che vuoi tu. Avanti. Senti, fai una cosa. Vestiti e vai a dire di sparire. Anzi, se fossi in te lo seguirei. Beh, il motore è un 6 cilindri turbo compresso della Supra. Tu sei la ragazza del capo, eh? Non esattamente, diciamo che per ora vivo da lui. E che cilindrata avrebbe? Quasi 1600. Doppio albero a canne in testa e turbo compressore messo a punto personalmente da me. Beh, chi ha deciso? Chi? Come chi? Lui, il drago. L'ha capita che sono il più forte, mi insegna un paio di trucchi e io sono il suo erede. Secondo me dovresti mettere le sospensioni tipo pull roll. Utilizzerei un cambio a innesti frontali a 5 rapporti. Ah, è lui che ti ha mandato a dirmelo, eh? No, per la verità lui mi ha mandato a dirti di levarti dalle palle. Oh, posta via, cagnaccio. Me la fai provare? Si può far provare la donna, non la macchina. Giusto, ti capisco. E poi far provare la macchina ad una donna. Ma secondo me hai montato male il salvacoppia. Perdi olio. No, per ora non posso muovermi. Scusa, ti posso richiamare? Ciao. Fermati! Dove vai? Ridammi la macchina! Vai a sbattere! Ragazza, se mi storpi la creatura, io ti rovino, eh! Fermati. Piano. Non lo fare, fermati! Però, la ragazza... Salute, drago!
ancora sopra di 2 secondi dai tempi dell'altro anno. Mettete sotto pneumatici a mescola più morbida. Purtroppo qui non è questione di mescola, ma di manico. Che vuoi dire? Voglio dire che l'anno scorso c'era Costa e lui sapeva cosa voleva da una macchina. Ma sì, quello che vogliono tutti, che corra più forte delle altre. Già, e se non va la colpa è mia, eh? Senta, non abbiamo più piloti, non abbiamo macchine nuove. E se anche le avessimo non ci sarebbe nessuno per dirci come prepararle. Qua c'è solo un povero fesso, il sottoscritto, che si sta giocando la reputazione. Ah, bene, visto che la prendi così, qua nessuno ti trattiene, puoi fare le valigie. Vai a quel paese. Ryan. Diego, scusami il tono, non avevo nessuna intenzione di offenderti. Era semplicemente una comunicazione di servizio. Sei licenziato. Passa in amministrazione quando ti pare. Ryan, aspetta, ma che succede? Non puoi fare una cosa del genere. Diego è con noi da quando è nata la scuderia. Non puoi mandarlo via in questo modo. Giorgia, smettila con i sentimentalismi. Qui siete solo capaci di rimpiangere il grande, il grandissimo Costa. E invece bisogna cambiare. Ho contattato 3 tecnici tedeschi. Lavoreranno con modernissime apparecchiature elettroniche. I collaudi li seguiremo istante per istante sui computer. È di gente come loro che abbiamo bisogno adesso, non di Diego. D'accordo, ma ci vorrà sempre qualcuno che si sporchi le mani con i motori. E così vorresti vederlo umiliato a semplice meccanico. Diego è sempre stato un capo. No, molto meglio mandarlo via adesso, piuttosto che fargli capire che non è più in grado di reggere i tempi. Ricordati, Giorgia. Gli uomini cambiano, le scuderie restano. E per farle funzionare occorre la mente, non il cuore. Allora, ciao. Ciao. Gordon! Gordon! Ti stavo aspettando, volevo salutarti. Non sai quanto mi dispiace. No, è solo colpa mia. Se non fossi salito su quella maledetta macchina, Azzara non sarebbe morto. E Alain non se ne sarebbe andato. Ma ti hanno costretto, Diego. Non è stata colpa tua. Come sta adesso? Sei calmato? Sono 3 giorni che si è chiuso in casa con Eddie, il figlio di Joe. Ho capito. Digli da parte mia. Digli che se lui torna, torno anch'io, ok? Ok. Ah, senti. Cerca di non litigarci. Ha il carattere che ha, ma ti vuole molto bene. Ciao. Ciao. Buongiorno, signorina. C'è qualcuno? Chi è? Avanti! Ah, buongiorno. Vado di corsa dal fornaio che mi si chiude. Qui le bocche da sfamare sono aumentate e torno subito. Like a donkey spunky. Welcome to the boogie, oogie, oogie. E tu che ci fai qui? Missione speciale. Interessante, proprio qui a casa di Alain. E ti costa molto sprecare qualche parola in più? Diciamo che sto attuando un assedio per costringerla alla resa. Voglio che mi insegni a diventare grande. Perché? A me sembra che lo sei già abbastanza. Non come pilota. Che cosa ti offro da bere? Ida ha fatto un liquorino a base di erbe che ti rimette al mondo. Ne vuoi un po'? No, grazie. Conosco già quel liquorino e non ne ho bisogno. Alain dov'è? Prima era di là in camera da letto, adesso non so se è ancora lì. Se vuoi posso aiutarti a cercarlo. Beviti il tuo liquorino. Conosco ogni angolo di questa casa. Welcome, 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 welcome.
C'è più movimento qui che in un posto di assistenza di un rally. Ciao, Giorgia. Ciao. Vedo che la tua nuova attività è fare il babysitter. Di là ho incontrato Lori Lai. Come stai? Hai la faccia un po' stanca. Parliamo di te. Sono giorni che te ne stai rintanato in questa casa. Aspetto. Che cosa aspetti? Che si sblocchi la crisi. Eddie, l'ho chiuso nella stanza qui accanto. E devo sorvegliarlo continuamente. E il bulletto di fuori? La ragazzina in piscina? Aspettano anche loro? Proprio così, aspettiamo anche noi. Giorgia, ti fermi? Che cosa ti faccio preparare per cena? Un po' di tranquillità. Non è possibile parlare da soli in questa casa. Ok, ok, non sono gradita in questo momento. Ho capito, me ne vado. Ciao. E alla scuderia? Che novità ci sono? Diego è stato cacciato. Ryan sembra preso dalla frenesia di cambiare tutto. Ti farà causa, lo sai? Non preoccupartene. Certo, certo. Non devo preoccuparmi. Devo solo verificare le mie capacità dopo anni che mi sei stato vicino. Devo vedere se sono capace di farcela da sola. Devo capire perché tu e io non riusciamo più a stare insieme. Devo capire se tu ancora mi ami. Non essere sciocca, Giorgia. Certo che ti amo. Ma è un momento particolare, difficile. Devi aver pazienza. Io ho paura che finisca. Ho paura di perderti. Non finirà. Sono sicuro che non finirà. Dov'è la tua donna? Non passerà la notte con te? Ma ritornerà, non è vero? Lei ritorna sempre. Tu la puoi stringere, la puoi abbracciare. Ma mia madre? Chi potrà abbracciare mia madre? Calmati, Eddie. È mio padre. Non sentirà più la dolcezza di un abbraccio. Non sentirà più nulla. Ascolta. Non mi toccare! Non sarebbe morto se non lo lasciavi solo su quell'auto. Diceva Lena e io non creperemo mai se resteremo insieme. Si fidava soltanto di te. Adesso smettila. Perché? Hai paura della verità? È colpa tua se è morto, tu l'hai tradito. Ah, io? Allora la colpa è mia. Vieni. Su, esci. Esci. Allora, dai, sali in macchina. Adesso vediamo qual è la verità. Cammina! Vai! Guida tu! Dai! Faccio vedere io. Allacciati la cintura. Dai, metti in moto, sbrigati! Accelera, forza! Se credi che ho ucciso tuo padre, alla prossima curva hai la possibilità di vendicarti. C'è uno spuntone di roccia che occupa per mezzo metro la carreggiata. Basta prendere la curva lunga e sbandare. Ma che stai dicendo? Se credi che ho ucciso tuo padre, devi ammazzarmi! Tu sei l'unico amico che mi rimane adesso. Ti voglio bene, Len. Aiutami, ti prego.
Aiutami. Certo. Avevi fame, eh? Certo. Era da ieri che non mangiavo. Senti, Bruno, secondo te stanno bene? Ma di chi parli? Di Alain e Giorgia. Non sono affari miei. Sì o no? Ma che me ne frega a me? A me interessa solo correre. Se io non sfondo sono fottuto, lo capisci questo? E guarda che se stai cercando di ubriacarmi di chiacchiere per rifottermi la belva come hai fatto l'altra volta, io, come ti muovi, ti fulmino. Oddio, la mia creatura. Quel bastardo me l'ha distrutta. Che canaglia. Ma io faccio a pezzi lui. No. Non ha il diritto di trattarsi così. No. Lasciami. Questo affare non ti basterà per rimontarla. Qua dietro c'è la mia officina. La troverai tutto. Su, forza, sbrigatevi. Se veramente avete intenzione di fare i piloti, prima dovete sapere che cosa vi mettete sotto il sedere. Allora, l'officina è lì. Ehi, l'hai convinto tu? Ma come hai fatto? Mi chiamo Bruno. Eddie. Dai, vieni a darci una mano. Scusami. Pronto? Come fra un'ora? Ma io non posso. E Ryan vuole che parta subito. Perché non ci vai tu a scegliere le nuove macchine? Sì, va all'inferno. Non lo sopporto più. Accidenti, non sopporto più questo continuo correre da tutte le parti e non avere mai un attimo di pace. Ma è il tuo lavoro. Allora vorrà dire che non sono adatta. E poi, dove sta scritto che devo fare proprio questo mestiere? Voglio chiudere, capisci? Su, calmati. D'ora in poi, quando parlerò di batteria, sarà quella della cucina. Non voglio più sentir parlare né di corse né di automobili. Voglio essere come tutte le altre. Voglio sposarmi, mettere su famiglia. Il matrimonio è una scelta, non è un rifugio. Mi parli di rifugio proprio tu. Voglio smetterla anch'io di correre. No. Tu adesso fai le valigie e parti. E per 20 giorni ancora sbatterai la testa a cercare di formare una nuova scuderia. E se ce la metterai tutta, sono più che sicuro che ci riuscirai. E poi, se vorrai, io sarò sempre qua ad aspettarti. Complimenti, Giorgia, sei riuscita a convincermi. Vieni con noi a Torino a vedere le nuove macchine? No, non vieni. E ti fidi a lasciarla nelle mie mani, Alain? E perché? Non dovrei? Vedo che non lavorare ti fa bene. Lo sai, ti trovo proprio in forma. Beh, non è solo non lavorare. Buon viaggio, eh? Ciao, tesoro. È merito del mio tranquillo posto di campagna. Goditelo finché ci riesci, perché i miei avvocati presto te lo leveranno. Ciao, Alain. Andate piano. Allora, come la chiamiamo? Non lo so. Reincarnazione, perché prima era morta ed ora è tornata a vivere. Non per molto. Bruno, quanto hai pagato quella macchina? Io l'ho comprata usata, 6 milioni. Però poi ci ho lavorato sopra.
E voi li avete 2 milioni a testa per rimborsarlo? Ma che sta dicendo? No, un attimo. La belva è mia e non è in vendita. Dopo la prima prova la comprerà solo la sfascia carrozza. Le sollecitazioni di una guida da rally, i 1000 chilometri, sono peggio di 100.000 in una guida normale. Perciò la prima corsa... Il salvacoppa è saldato male. Al primo sasso preso in pieno, ve lo ritrovate 1000 pezzi. Queste sospensioni, per esempio, non sono adatte. Dovete indurire sia le molle che gli ammortizzatori. Così sono troppo morbidi. Lo faremo. Quando cominciamo? Subito, che ci vuole? Smontate tutto e rimontate. Tutto? Non potresti farci uno sconticino? Porca miseria. Abbiamo lavorato tutto il giorno. Siete 3 smidollati. Mettetevelo in testa una volta per tutte. Fare i piloti di rally non significa solo montare su una macchina e correre. Se aveste un minimo di autocritica, fareste le valigie e ve ne andreste. Perché se rimanete qui con me, ricordatevi che io userò tutti i mezzi per farvi capire quanto è duro imparare questo mestiere. Avete 1 mese di tempo. O imparate o scordatevi le gare, ok? Ok, sarà dura. Comunque te lo faccio vedere io, chi è lo smidollato. Ha voluto spaventarci, ma con noi non ci riesce. Certo, lui ha detto così solo perché ha paura. Lo sa che gli allievi gli daranno la polvere. Saremo piloti. Piloti famosi! Già vedo l'ultima edizione, campioni del mondo! Lorelai, Bruna, Eddie, Andrea! Vediamo se riesci a non farti superare. Avanti, Bruno, vai. Sta mangiando di polvere il nostro capo. Non è tanto facile superarmi, eh? Tieniti forte. Ma dove sta? Sei lì davanti a noi, ci ha fregato. Lori, vai, stammi sotto, non farti distanziare. Fa quello che faccio io. Sentito? Ma che sei pazzo? Sì. Dai, Eddie, facci vedere cosa sai fare. Sei forte, vai!
Bravo, hai superato l'esame dell'acqua. Adesso vediamo come te la cavi col fuoco. Non so se ce la faccio. Mamma mia, che giornata. Già vi lamentate? Questo è stato soltanto l'inizio. Adesso smontatela tutta e rimontatela, ok? Perché non sei con gli altri? Hanno insistito perché mi riposassi. Sono dei ragazzi molto sensibili, Eddie e Bruno. Cosa che non posso dire di te. Perché non mi inviti a cena fuori? Parlare un po' con me ti farà molto bene. Forse hai dei problemi con Giorgia? No. Comunque non ti riguardano. Sì, sì, però è la faccia infelice. Un uomo così scontroso deve essere di sicuro sessualmente insoddisfatto, o mi sbaglio? E dove le hai lette queste fesserie? Non le ho lette. Ma ci ho pensato molto, sai, e ho deciso. Ti ho scelto fra tutti come mio maestro. Anche di vita. Sei davvero sicura che sarei un buon maestro? Ne sono sicurissima. Sei pronta a sacrificarti? Sì. Ti senti bene? Sì. Psicologicamente e fisicamente? Sì. Allora vai a rimetterti la tuta e torna a lavorare. Dai, corri, dai. Siete pronti? Oggi passiamo alle prove cronometrate, ragazzi. Quindi dovrete tirare al massimo. Allora si rischia la pelle. Non credi che ci meritiamo un bacio d'addio? Ah, carina come battuta. Comincia tu. Che ci fa lì quel piumino? È il mio cane, mi porta fortuna. Ne avrà bisogno. 3, 2, 1, vai! Non aver paura, Speedy, ne ho abbastanza io per tutti e due. Sta andando benissimo, è davvero formidabile. Sì, come seconda guida non è niente male. E chi sarebbe la prima? Hai l'onore di parlarci, ragazzo. Ma quando impari a star zitto? Dai, che andiamo bene, va! Accidenti! Se l'è cavata bene la ragazza. Brava Lorelai. Complimenti, bravissima. Che dice il cronometro? Dice che hai fatto schifo. Quasi 5 minuti. Dai Eddie, tocca a te. A Speedy non gli è piaciuta la corsa. Già, guarda come scappa. È troppo lungo. Cappotta, cappotta, tanto mica è tua la macchina. Meno male che c'è il roll bar. Bravo!
4,52. Te n'ha fatta mangiare di polvere? Sì, ma ha fatto pena anche lui. Dai, non è vero, Alain, ti sbaglio. È forte. Ah, gente, tenete d'occhio il cronometro, perché di secondi ne passeranno veramente pochi. E fate attenzione, fate molta attenzione. Ah, in bocca al lupo. Anche uno spaccone, ma è forte! Vai, vai! Sei un campione! Bravo! Bravo! Bravo, sei forte! Sei forte! Niente applausi, ragazzi! Voglio essere grande anche nella modestia. Non sei modesto, sei pessimo. 5-10, il peggior tempo. No... Stai bluffando. Ah, sì? Allora guarda qua, 5-10. No, non è vero. Ho cronometrato anch'io. Ecco, guarda, 3,25, il miglior tempo. Devi imparare ad accettare anche le ingiustizie. Qui i tempi li prendo soltanto io. E se la cosa non ti sta bene, te ne puoi anche andare. La strada la conosci, no? È certo che me ne vado, perché tanto qui io non imparo un bel niente. Mi hai fatto cambiare modo di guidare. Mi si incrociano le mani, mi si annodano i piedi. E poi chi lo dice che si guida in questo modo, eh? Tu sei un vecchio, sei un sorpassato, sei così forte. Perché ti sei ritirato, eh? Perché? Eddie, dammi il casco. Non sai quanto mi manchi, Joe. Ma non è possibile. 2,29. Quando non scenderete sotto i 3 minuti, non potrete mai considerarvi dei veri piloti di rally. Ma solo 3 ragazzini presuntuosi. Adesso andate a smontare la macchina, forza, e preparatela per domani. Non è stato affatto carino da parte tua. Quel discorso sulla vecchiaia poi è stata veramente una puttanata. È meglio che non parli, te che sei il suo protetto. E certo, qualsiasi cosa fai te, a lui va bene, no? E allora? Io lavoro come voi, se non vi va bene ditemelo, me ne posso anche andare. E poi che fai? Torni in piazza a farti le pere? Forse è così che dobbiamo fare pure noi, così il nostro eroe viene a riprenderci, dobbiamo bucarci. Fermi! Siete matti! Basta! Ti faccio vedere io! Io sono a te! E a quel bastardo che ti protegge! Oh. Basta! No! Fermati! No! Fermatevi! Basta di ammazzarle! Siete impazziti! La volete smettere? E tu sta zitta! Che ce lo porteresti a letto per arruffianartelo! Ah! Smettetela! Smettetela! Clara! Oh! Oh! Oh!
Oddio! È forte il ragazzo, eh? E io che lo facevo cake. Hai fatto bene a darmene, magari la metà. Ma me lo meritavo. Ehi, sareste voi i nuovi giocattoli di Costa? Diego, grande mago dei motori, si può sapere da dove sbuchi? Ragazzi, questo è il miglior meccanico del mondo, è il mio maestro. Ma quanti maestri hai avuto? L'hanno fatto a botte per colpa tua? Ma no. Bruno?